Giorni di confusione in Italia. Dopo l'annuncio di Conte che ha consegnato la Campania alla zona gialla, cioè quella meno a rischio, i cittadini si dicono preoccupati per la crescita dei contagi, che si attestano sui 3.888 nelle ultime 24 ore. Ansia e paura sono gli stati d'animo predominanti, con inevitabili ripercussioni sull'economia e sul benessere psicofisico delle persone. C'è anche chi lamenta la mancanza di un'informazione corretta da parte degli organi competenti. Abbiamo ascoltato le opinioni dei cittadini torresi. Ormai si ha proprio paura di uscire, di fare qualsiasi cosa, anche se ci trasciniamo, continuiamo a fare le cose. Ma c'è paura perché non si hanno notizie sicure dagli organi competenti, per cui c'è tanto di disinformazione che questo crea nella popolazione e soprattutto nelle persone poi di una certa età dell'ansia che magari potrebbe essere minore se loro fornissero delle... Mi rendo anche conto che la loro posizione non è delle migliori, perché cioè, prendere delle decisioni così importanti per tutta la nazione è una cosa delicata, anche perché poi si vogliono fare i clientelismi, i favoritismi, insomma c'è sempre lo spettro del guadagno, che anche noi ci pensiamo ovviamente, perché quanto di questo è vero, quanto di questo è manovrato, e insomma le problematiche sono talmente tante che ci hanno proprio, almeno personalmente e come tante altre persone che conosco, ci hanno proprio buttato a terra, cioè non si ha voglia neanche di far girare l'economia. Qua la vita si è fatta troppo triste, la gente ci ha paura e noi siamo qua a mezza strada per sopravvivere e ci dobbiamo tenere la distanza, dobbiamo stare un po' attenti di qua, un po' attenti di là. Purtroppo questo dobbiamo sperare che passa tutto e finisce presto. Questo è un problema grave per tutto il mondo. Speriamo che trovino questo vaccino e aiutino a tutti. È un periodo un po' difficile, però per fortuna chi ha voglia di lavorare trova sempre qualcosa. Basta solamente avere cura di se stessi e rispettare gli altri, solo così possiamo uscire da questa situazione. Quali sono le difficoltà maggiori che hai incontrato durante questi mesi di pandemia? Le maggiori difficoltà io le ho riscontrate proprio con le persone per strada. Perché ci sta una profonda paura da parte di tutti quanti. Tendiamo, diciamo, ad allontanarci, a mantenerci distanti l'uno con l'altro, e questa non è una cosa che può favorire bene per la società. Adesso qui a Torre Greco siamo particolarmente rovinati, c'è molti contagi, il rischio è più alto. L'altra volta, il periodo primaverile, non c'era molti contagi a Torre Greco, quindi si stava un pochettino più tranquilli. Adesso la cosa è cambiata. Ci mettiamo la mascherina, ma però la mascherina penso che non è il vantaggio che noi possiamo trarre. Ci distanziamo fra di noi per non contagiarci, però la vita diventa difficile sia per il lavoro e sia per la vita sociale. Ho 6 figli, quindi chi va a lavorare, chi non va, chi sta a casa, i problemi ci sono. E quindi che ci posso fare? Dobbiamo andare avanti, perché oramai il Covid c'è e bisogna lottare per cercare di finire questa storia.